Ai primi del 1606, la Madonna di Loreto, detta dei Pellegrini, fu posta nella Cappella Cavalletti della Chiesa di Sant'Agostino. Non ci fu scandalo stavolta per i piedi fangosi, le brache sdrucite dei due pellegrini. La Chiesa cominciava ad ammettere che nei suoi templi entrassero anche le testimonianze di una fede più drammatica e sofferta. Thank you.
Le eresie del Caravaggio erano ormai accettate nel loro valore di rivoluzione artistica. Naturalmente, ciò non significò per il pittore la fine delle sue traversie, perché viveva in un'epoca complessa e contraddittoria, in cui la valutazione della morale e dello scandalo mutavano da un palazzo all'altro. Così, la Madonna dei Balafrenieri, che Caravaggio dipinse subito dopo la Madonna di Loreto, con la stessa modella e certo con la stessa ispirazione, incontrò ben diversa fortuna. Il quadro fu infatti dichiarato osceno e sacrilego. La figura del bambino ignudo offendeva l'editto sulla castità dei quadri e la figura della Vergine fu ritenuta ancora una volta adatta più a rappresentare una popolana che la madre di Dio. Così all'artista venne a mancare l'onore di porre il suo quadro in San Pietro, sull'altare di Sant'Anna, cui era destinato. Questo rifiuto esasperò l'indole già inquieta dell'artista, portandolo di nuovo a conflitto con la legge. Thank you.